siete mai chiesti come nasce un foglio di carta? Ecco, Sandro Tiberi, che sono io, ve lo può spiegare. Benissimo, dentro al tino c'è acqua e cellulosa di cotone, che è una delle materie prime più pregiate per fabbricare la carta. In effetti sembra solida, ma è quasi tutta acqua, il 99% è acqua. Questo è il modulo di lavorazione, non è un modulo normale. Vedete, presento un disegno che è la filigrana dello stemma della mia città, Fabriano. Io vengo da Fabriano. Con questo strumento possiamo fabbricare il nostro foglio di carta, proprio come facevano i maestri cartai del 1200. Movimenti sia in senso longitudinale che trasversale, intrecciano le fibre e formano il foglio. Questa operazione è chiamata feltrazione. Una volta terminata, il foglio di carta è pronto. Ora lo devo staccare, ma non lo posso toccare perché all'interno, come abbiamo detto prima, c'è quasi tutta acqua, quindi se lo tocco lo rovino. Devo fare quindi un'operazione chiamata ponitura, cioè si pone il foglio sul feltro. Praticamente è come se passasse uno stampo, in pratica. Diciamo che è una cosa un po' più complessa, ma sì. Una volta che il foglio è sul feltro, lo potrei anche stendere all'aria ad asciugare, ma questa operazione durerebbe 2-3 giorni. Normalmente la si impila in una posta di feltro e foglio e poi viene messa in pressa. Con l'operazione di pressatura si toglie il 50% dell'acqua. La carta diventa, vedete, manipolabile, cioè la posso toccare, non è ancora asciutta, ma è possibile staccarla dal feltro e si completa un buon asciugamento con un essiccatore elettrico. Quindi qui nello stand del Viandante, della casa editrice che ha pubblicato il mio libro Incontro con la carta, vedete una piccola ma efficientissima cartiera, ma non di carta qualsiasi, di carta fatta a mano di Fabriano.